Ragazze, ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video spesa. È tantissimo che non lo faccio, per chi mi segue lo sa, è nata Alessandra, quindi sono in fase di ripresa, quindi piano piano tornerò attiva anche sul canale con nuovi vlog insieme a lei. Quindi insomma, per il momento vi metto questo video spesa e altri video, insomma, però piano piano tornerò con i vlog. Allora, vi mostro velocemente la spesa che ha fatto Ricky alla Lidl, perché appunto ci mancavano delle cose, io sono tornata da poco, quindi insomma vi faccio vedere tutto. Allora, ho preso dei croissant di gusto, fatti così, poi ha preso dei plum cake. Preparati con yogurt magro, sono molto buoni, assomigliano abbastanza agli originali. A me piacciono tanto gli originali, quindi insomma sono buoni anche fatti così. Poi due bottiglie di passata di pomodoro. Voilà. Poi abbiamo una scorta di pane perché era finito tutto, quindi questo qua che amiamo tantissimo, americano, quello con le fettone grandi, che è fantastico quando si vuole fare un toast, o magari lo utilizzo molto visto che a Fede piace il pane morbido per fargli una merenda a scuola. Quindi insomma, di questi andiamo veramente pazzi. E c'è anche integrale se vi interessa, però questi qua sono normali. E poi un pacchetto di pane fresco e un pacchetto di tipo gli abbracci, ecco, però della Lidl, fior di cacao e panna. Scusate se parlo piano, ma la bimba si è appena addormentata. Qua abbiamo 30 sacchettoni per la spazzatura e il primo sacchetto è vuoto. Poi prendiamo l'altro dove abbiamo un pacco di zucchero, un detersivo per i pavimenti alla lavanda, è molto buono, mi piace tantissimo quello. Qua c'è lo scontrino, dopo spero di ricordarmi di farvi vedere qualche prezzo. Perché non sono andata io, è andato Riccardo insieme alla mia amica Silvia e mais. Poi crostatine al cacao da tenere come riserva per le merende di Federico. Poi dentifricio, ne ho presi due perché siamo proprio a secco, così abbiamo anche una piccola riservina. Poi sapone liquido, questo qui. Che, non abbiamo mai preso, l'altra volta l'abbiamo preso neutro, questa volta ho preso questo qui Sambuco che idrata la pelle, quindi vi dico eventualmente se vi interessa come il profumo poi e noi riempiamo appunto il nostro portasapone, quindi abbiamo preso questo qua diciamo versione eco. Poi succhi di frutta, questi qua polpa di pera. Che se è il gusto preferito di Federico e anche a me piacciono molto. Poi cereali, ha preso i classici cornflakes perché volevo qualcosa di leggero, visto che vorrei diciamo rimettermi un pochettino in linea piano piano perché sto allattando, ovviamente per un po' continuerò a mangiare un po' di tutto, però diciamo evito le merendine, queste cose qua e magari una tazza di cereali è meglio, insomma, questi qua leggeri. Poi questi qui per gli ometti, Choco Rice che gli piace molto. E anche la seconda busta è andata. Andiamo alla busta numero 3, dove abbiamo le uova, scorta di uova, 10 uova allevate a terra. Poi non sto a tirarveli fuori tutti, ma ci sono 5, sì, 5 litri di latte parzialmente scremato o AKT a lunga conservazione che lascio qui. E anche questi ve li faccio vedere, poi li vado a sistemare di là, che sono i pannolini con cui mi sono trovata benissimo con Federico. E
E ho voluto provare anche con Alessandra e sta andando molto bene, quindi siamo molto contenti perché costano veramente meno alla Lidl della Loupilou, che è una marca che adoro e che sto già utilizzando e ho già scoperto con fede anche sull'abbigliamento, quindi io ve la straconsiglio. Questa è quella taglia 2-5 kg e ce ne sono 24 pannolini. Se volete vi dico subito il prezzo se vi può interessare. Allora, pannolini, pannolini, 3,69 € al pacchetto, quindi ne abbiamo presi tre pacchetti con 11,07 €, quindi 11,07 € ci sono 24 pannolini per confezione, quindi direi un ottimo prezzo, ci troviamo benissimo. E questa busta appunto ha queste scorte qui, e poi c'è l'ultima. È questa qua che metto qui dove abbiamo le banane, dove abbiamo il Philadelphia, il Philadelphia buonissimo, poi i pomodorini datterini che io amo follemente. Adesso cerco di limitare il pomodoro, ahimè, perché è vietato per varie infiammazioni che potrete immaginare. E quindi lo mangerò più avanti, insomma. Poi bastoncini di pesce, questi qua, che non abbiamo ancora mai provato di questa linea qui. Li abbiamo provati della Lidl, ma fatti così, no. Quindi speriamo che siano un po' più croccanti, perché solitamente non sono super super croccanti quelli della Lidl. Poi crescenza, specificatamente richiesta da me perché ne avevo voglia. Un altro pacchettino di mais, sottilette e delle mele. E direi basta. Se non erro, ho fatto vedere tutto. Spero che il video spesa vi sia piaciuto. Vi mando un grande bacio e ci vediamo super presto. Ciao!